Intensa per loro, hanno vinto 22 partite su 22, mentre domenica ci sarà l'ultimo atto ufficiale della stagione, che sarà la finale di Coppa Italia fra Roma e Milan. Eccole qui le formazioni, con la nazionale cantanti che si schiera con Dida, Bocelli, che Matteo Bocelli, poi Maicon, Marco Ligabue, Sorrentino, che esce dai pali per questa volta, quindi Bugo, Massimiliano Allegri, Frank Ribéry, Moreno, Enrico Ruggeri, Busta. E invece per quanto riguarda la formazione di campione della ricerca, ci sono le Juventus Women, quindi Giuliani fra i pali, quindi Rina e Gama sono in ordine ovviamente di numero di maglia, ma insomma troveremo il classico 4-4-2. Posso dire una cosa, Pier? Sì, quando ci sono i tre punti, quindi dal 94-95, che a livello maschile o femminile una squadra fa l'unplay. Vale, i motivi di interesse sono parecchi. Uno è vedere la prestazione di Ruggeri, che ha appena approdato al Sona, la squadra di Maicon, e quindi capire se Ruggeri può esordire in Serie D. Questo pallone aspetta forse il calcio in angolo, ancora Lundorf, altra apertura nella zona di Rosucci, cross in mezzo di Rosucci. Colpo di testa in vantaggio con Cirelli, colpisce su una splendida verticalizzazione, il colpo di testa vincente, buco della difesa avversaria, perfetta scelta di tempo, gol bellissimo. E non dimentichiamo che in porta c'è il signor Dida, non è che abbia, che ci sia un portierino di quelli, questo è un gran gol. Praticamente una difesa immobile, il resto l'ha fatto la straordinaria verticalizzazione di Rosucci e il colpo di testa vincente di Cirelli. Per il vantaggio, 6 minuti e 50 sul cronometro, si sblocca la parte di Cirelli, adesso il contropiede, la ripartenza di Lundorf, può andare Lundorf, c'è la pressione di Matteo Bocelli su di lui, Lundorf tiene vivo il pallone, riapre verso Bonazza, il riflesso da parte di Dida. In difficoltà, lo trovo un po' imbalsito. Zamaniana, palla dentro, colpo di testa, arriva 2-0. La scelta di tempo perfetta sul secondo palo, qui Dida ha provato l'intervento, ma è arrivato il raddoppio e c'è la gioia per Andrea Staskova. E dunque la felicità per il 2-0, anche qui da sottolineare la soluzione di testa, ma anche il cross perfetto di Aneida Zamaniana. Fantastico. Intervenire perché deve essere una giornata di festa. La zona di Maicon che può provare a salire, ancora Maicon, c'è Cassani in pressione su di lui, il tocco dentro a cercare il piazzato comodo, apparentemente comodo, di Moreno, che però viene ipnotizzato, viene raccolto ancora dalla nazionale cantanti, che prova a distendersi. Ah, questa è buona, male, verso Moreno, che può provare ad andare, Marco Re deve provare a intervenire su di lui, a Kelkan ancora, va fino in fondo, conclusione possibile col destro, stavolta non sbaglia, arriva il gol dell'1-2 da parte della nazionale cantanti sul tentativo di uscita da parte di Buffon. Si è fatto perdonare Moreno per l'errore precedente, ha fatto un gran gol. Ha fatto due o tre di errori, però Moreno è sicuramente il più vivo della nazionale. Soprattutto dal punto di vista aerobico, direi. Ribéry, prima o poi tirerà Ribéry, palla sul mancino, poi torna sul destro, Ribéry, la mette lì, arriva Ruggeri, la conclusione sul fondo, va proponendosi meglio rispetto a prima, la giocata nella zona di Bugo, il riflesso da parte di Buffon verso Nedved, che può provare a coordinarsi. Nedved! Conclusione larga. Questo dà la possibilità anche a Ribéry allora di tirare in porta. Sì, ho visto Sainz che si è avvicinato al guardalinea e gli ha chiesto di usare la... Quindi Allegri che mette ordine, va verticale su Ribéry, occhio all'avanzata di Ribéry, c'è il solito Moreno che si propone, Ribéry fino in fondo, Ribéry. Non tira davanti a Buffon perché vuole aprire verso Sorrentino, che trova il gol. Mamma mia, che quindi signore, siamo signore. Uno pari. No. Quindi siamo 2-2. 2-2. Gol del pareggio questa da parte di strana. Sorrentino. 32 minuti di energie, no? Sì, infatti, ma era anche un portiere che giocava bene fuori, ti ricordi Sorrentino? Assolutamente. Ma sai, poi nel calcio moderno, soprattutto da quando è cambiata la regola sul retropassaggio, c'è bisogno di giocatori. Ma lui è stato uno dei portieri che... accompagna il movimento, Busta riceve, lascia sfilare il pallone direttamente nella zona di Ruggeri, la vorrebbe ancora Busta forse, Ruggeri con la giocata dentro a cercare Moreno, si coordina, palla che finisce sul fondo, era sul filo del fuorigioco. Intervista a bordo campo, ha fatto una partita di posizione, no? Sì, ha fatto una partita di posizione, però... mentre Moreno continua a fare una partita di grandi incursioni e va alla conclusione verticalmente verso Nedved. Altro appoggio Elkan, conclusione, poi il destro del 3-2. E vedi, tu mi chiedevi come stesse andando, e l'ho d'intesa dall'altra parte. È arrivato a rimorchio. Guarda che palla gli ha messo. Altro appoggio. E poi giocare di andare con il possesso per Ribéry. No, finisce qui la prima frazione. Tostorari fra i pali. Io Bugo, scusa, ma lo cambierei con Morgan. Una posizione di partenza regolare. Altro giro verso Ribéry.
Ancora Lippi che si propone, un po' di pressione su di lui da parte di Cassani, anche da parte di Pirlo. Ah, cerca... Destro a giro. Andiamo da Federica con un super ospite. Charles Leclerc, l'enfant prodigio della Formula 1. Benvenuto, buonasera Charles, scuderia Ferrari. Insomma, hai smaltito un po' la delusione di domenica? Beh. Rivincita aspettando poi quella in pista? Assolutamente. Grande fiducia nel futuro. Assolutamente, grazie davvero. E buon proseguimento. Col gol di Santini che stiamo rivedendo sull'uscita da parte di Dida, non ha perdonato, era già stato vicino al gol in precedenza, adesso è arrivato il gol del 4-2. Qui stiamo rivedendo il tocco sotto lo scavino, perfetta scelta di tempo, nulla da fare per Dida e gol dunque del doppio vantaggio, mentre vedo Marco Re e Lippi, pressione di Nedved su di lui, lavora bene questo pallone, prova a riaprire ancora verso Ribéry, altro possesso, gol. Occhio al destro, Ribéry, è giusto, bravo, che gol di Ribéry, che qualità tecnica, insomma, quasi ha resistito fino all'ultimo, quasi non volesse tirare. L'ha messa sul palo lontano come Kulusevski nella finale di Coppa Italia. E ci ha regalato questa bellissima giocata sulla pressione di Filippo Rizzariani, che però qui se lo perde per un attimo, la conclusione vincente per il gol. Canale 5 invitando i nostri telespettatori, che sappiamo essere sempre molto generosi, a donare. Grazie, grazie infinite Pierluigi. Sì, ha provato intanto lo sputo Davide Lippi, una doppia sottolineatura fondamentale, da un lato la ricerca, questo pallone perfetto, Pirlo ha una certa qualità, sai, Giovedì, ma vuoi dire, sai che non è male, non è Giovinazzi male. È un pochino meno sotto porta, ma ha un'altra possibilità, non riesce, decisivo anche l'intervento di Marco Ligabue, vorrei che Paolo tu lo sottolineassi, stanno molto bravo qui, prova Ribéry, altro appoggio, Mancino, che buco, che occasione, che grande opportunità, si era proposto bene, sta giocando una buona partita e per poco non trova il gol del 4-4, il sorriso di Storari che gli ha detto di no, rivediamo la conclusione. Beh, qui gran tiro, molto bravo Bugo, bellissimo, Michael in mezzo, il tocco grazie. È per lui. Grazie a voi, grazie, buona serata. Ciao Max, tanto colpo di testa, gol. È arrivato il gol di Sorrentino, non so se c'è una deviazione finale da parte di Ribéry, forse Ribéry. Il colpo di testa era di Sorrentino, l'entusiasmo di Sorrentino, Ribéry e Lippi, rivediamo la scelta di tempo. Eh sì, quasi... andava fuori, gol attribuibile a Ribéry. Sì, assolutamente, gol di Ribéry. Buon contributo in fase difensiva, Ribéry. C'è Moreno, posizione regolare, Moreno, tutto solo, Moreno contro Storari, non sbaglia. Per il 5-4 c'è dunque il ribaltone. C'è il ribaltone. Ribaltone, sì. Ammonizione per Moreno sicuramente. Si toglie la maglia e festeggia in una maniera che mi ricorda qualcuno. Eccolo qui, il gol del 5-4, perfetta la scelta di tempo. Nessuno è andato ad abbracciarlo, ma non per mancanza di gioia, proprio perché non ce la fanno fisicamente ad arrivarci. Certo, sì. Cioè, o viene lui a farsi abbracciare, allora esatto. A quel punto si può ragionare, magari ci si incontra a metà strada, insomma. Insiste ancora Maicon, prova lo spunto, nuovamente Ribéry, tocco dentro, tutto facile per il 6-4. E arriva il gol di Maicon e poi l'abbraccio con Storari. Sarebbe il caso forse di scendesse in campo la Juventus Women. Assolutamente. E qui insomma stiamo rivedendo tutto. Messa malissimo. Fase difensiva, la linea dei campioni per la ricerca. Michael può fare assolutamente. È ovunque. Moreno e Ribéry sono veramente ovunque. Sì. Si trovano alla grande. Si poi trovano Storari. Una meraviglia. Poi il pallone che rimane lì nel mezzo. Ecco. Vediamo se Bassetti riesce a metterla in mezzo. Va la conclusione, traversa. E poi la possibilità per una conclusione non arriva. Aspettava il pallone anche lì in mezzo, invece c'è il gol. Ancora. E dunque doppietta personale per Simone Santini. Ed è 6-5. La partita si riapre in precedenza con il pallonetto. Qui Bassetti va alla conclusione. Dida allunga il pallone, traversa. Se neanche anche in mezzo. Ma Santini si mette in proprio e va alla conclusione vincente. Col destro sull'altro palo. Per il 6-5, e adesso devo dire che quasi la timidezza di Frank Ribéry, no, la grandezza del calciatore, sì. E però la misura e la timidezza. Ma hai sentito cosa ha detto? Cioè, che diventa bambino, cioè, questa qui è una cosa meravigliosa. Poi è uno che fa delle cose fantastiche. Guarda, ha curato proprio Murales per Astori, è arrivato anche Pioli, insomma, tutta la città si è stretta attorno al ricordo di questo. Di questo ragazzo che è stato celebrato con questo nuovo attestato, insomma, dell'affetto e dell'amore che tutti noi della comunità del calcio abbiamo per lui. È arrivato intanto il gol del 7-5, è arrivato in contropiede quando sembrava più vicino il gol del 6-6, di Tanno aveva sfiorato il pareggio e qua invece il 7-5. Del resto, insomma, è un po' scoperta adesso la squadra dei campioni della ricerca, certo. No?